Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò dei top e flop di questo periodo che sto utilizzando. Il primo prodotto di cui vi parlo è un profumo. Di solito non vi parlo di profumi, ma questo merita. Ed è della Yacht Revolution Sofix Vanilla e Crème Brûlée. Come vedete è molto grande, sono 236 ml di prodotto, è cruelty free e è un profumo meraviglioso. Davvero, ragazzi, è dolce, è una vaniglia, però che sa di dolce, non è però stucchevole, fa pensare a la crème brûlée, quindi a quel retrogusto di come una crema catalana, la crème brûlée, che non è dolce, è stucchevole, è dolce, però nello stesso tempo ha una nota magari speziata, veramente molto buono. Un fissante che ho utilizzato ed è sempre della linea Revolution Sport Fix, che in teoria dovrebbe tenere a bada l'oleosità anche in condizioni estreme come lo sport. Sinceramente, io non ho visto grandi differenze rispetto alla versione del control o alla versione classica. Sono buoni, mi ci trovo bene, però non trovo faccia molto di più degli altri. Comunque, buono, mi piace come prodotto. Economico, quindi ok. Un acquisto che ho fatto in questo periodo da Sephora è questo, il Lip Favorite Lip Selection di Sephora Favorites, che finalmente sono arrivati anche qui e siamo molto molto felici. E questo kit presenta due tinte labbra full size, una di Sephora e una di Huda, un rossetto Kat Von D in mini taglia, un rossetto in taglia normale di Makeup Forever e il Lip Injection di Too Faced. In questo video io non vi mostrerò tutti questi prodotti perché non ho testato a sufficienza alcuni prodotti, ve ne mostro solo tre: la tinta di Sephora, la Lip Injection e il rossetto di Kat Von D, che sono quelli che ho testato meglio. Il primo che vi mostro, ah, una cosa, una piccola nota. Se vi piacciono questi colori, comprate questo kit perché costa pochissimo. Il prezzo del kit è di circa 30 euro, che equivale quasi solamente al prezzo della tinta di Huda, quindi è molto conveniente. E vi dicevo, il primo prodotto che vi mostro è appunto la tinta di Huda, che è quella che mi vedete anche indossata, e sopra ci ho messo il Lip Injection. È una tinta totalmente opaca, color un nude caldo. E queste tinte sono veramente ottime perché sono opache ma rimangono comunque confortevoli, quando si asciuga diventerà opaca. È comunque confortevole e ha una durata buona. Sempre dello stesso kit il rossetto di Kat Von D in mini taglia, il colore Lovecraft. Il rossetto è questo, come vedete è una mini taglia ed è un nude però più rosato, anche questo matte. Ma un matte confortevole. Io ho sentito dire dei rossetti di Kat Von D che fossero molto secchi e poco confortevoli. Ora non so se l'hanno riformulato o che cosa, ma io con questo mi sono trovata molto bene. Infine, l'ultimo prodotto è questo Lip Injection, su cui ho sentito tanti pareri contrastanti. Cos'è questo? È un gloss trasparente che dovrebbe avere un effetto plumping, quindi gonfiare le labbra. Dicono, molte persone lo trovano insopportabile. Ho visto per esempio il video di Passion Makeup 89, che io adoro, una youtuber che adoro, che dice che lei è insopportabile, che è quasi al limite della denuncia questo prodotto. Io ho riscontrato che se messo in grandi quantità effettivamente brucia tantissimo, se messo in piccole quantità è tollerabile e io trovo con effetto plumping un po' lo faccia. Io lo uso esclusivamente nel labbro superiore, che è più fino rispetto a quello inferiore, per cercare di bilanciare il più possibile la cosa. Devo dire che mi piace, quando finirò questa taglia penso che questa sarà la full size, perché mi piace molto. Un altro prodotto è questa palette di NYX, che credo sia andata fuori produzione, sono riuscita a comprarla per miracolo, ed è la Drop of Genius. È una palette esclusivamente di illuminanti, che ha colori più naturali e colori un po' più particolari, anche se, come vi mostrerò, la resa poi in realtà hanno di tutti questi illuminanti e di tutti molto portabili. Ecco, vi mostro le quattro più strong. Spero che vediate.
Cioè, guardate Lilla, non è un Lilla di quelli assurdi, importabili, ma anche loro, anche qui in realtà in video sembra anche più particolare di quello che è, in realtà dal vivo non è così estremo. Vi mostro anche gli ultimi tre. Che trovo più luminosi dei primi quattro. Spero si veda. Considerate che io adesso ho indossato questo mixato a questo e da questo effetto. Ora vi metto magari un po' di lilla. Come vedete, per carità, si vede la nota di lilla, però non è una cosa così eccessiva. Comunque molto buona come palette, mi piace, costa poco, quindi consigliatissima. Prodotto, altro prodotto Make Up Revolution, la Sofix nella versione Extra Space. Grazie, allora questa palette mi piace, i colori sono molto scriventi, non eccessivamente polverosi. Unica nota negativa, non c'è un nero e non c'è neanche un color crema o panna da utilizzare per l'arcata sopraccigliare o per tutta la palpebra, però per il resto i colori sono bellissimi, molto pigmentati. Considerate che il trucco che vedete che ho indosso è stato realizzato con questa paletta interamente. Questi sono degli swatch, ad esempio. Non ve la swatcho tutta perché sennò questo video durerebbe troppo. Se siete interessati, scrivetemi nei commenti e vi faccio un video apposta in cui ve la swatcho con diverse luci, flash senza flash, come volete, basta chiedere. E poi, palette di correttori Astra, che si chiama Color Conceal. In realtà mi trovavo in vacanza, mi servivano dei correttori lanciati in crema. Ho detto, vabbè, prendiamo questa, costa poco, speriamo che sia valida. Ragazzi, è ottima, costa 2 soldi. Ed è veramente ottima. A me piace tantissimo. I correttori sono cremosi, non vanno eccessivamente nelle pieghe. Anche questo indosso l'arancio e il verde in questo momento. Ok, così si dovrebbe vedere. Sono ben pigmentati, cremosi, non unti, ma cremosi morbidi che quindi si stendono molto bene. Ottimo ragazzi, ottimo davvero. Prodotto amatissimo che ho distrutto il packaging. E questa è la Bright Up di Essence, che io ho rotto il tappo. È una cipria opaca giallina che io utilizzo sul contorno occhi e mi trovo veramente molto bene ragazzi. È ottima, leggerissima, non va nelle pieghette, o meglio, non ci va eccessivamente perché finora non ho mai trovato una cipria di nessun prezzo, di nessun brand, che non mi vada totalmente nelle pieghette. Però è buona. Freedom Makeup Pro Studio o il Control Base. Cos'è questo? Allora, questo è una, in realtà dovrebbe essere una lozione, un siero per opacizzare la pelle, che dovrebbe, io l'ho comprato pensando fosse il dupe di quello di MAC, il Control, che è una sorta di siero proprio, quindi una cremina molto liquida che dovrebbe controllare l'oleosità. In realtà io la uso come crema leggera perché non trovo che abbia un effetto poi così opacizzante. Questa, se vedete, è più gel, quindi sembra più un primer che una crema. E se la stendete è opaca, si asciuga. Beh, ragazzi, io la trovo molto molto meglio dell'Oil Control di MAC perché veramente questa tiene la pelle opaca, fa veramente quello che promette, quindi mi piace tantissimo. Credo sia anche questa a base di siliconi. Schifezze, sì, il secondo ingrediente è il dimeticone seguito dal ciclo pensato di Luzzane. Quindi è molto siliconica, è sicuramente un primer, potremmo dire. Però fa quello che promette. Un prodotto che non mi ha fatto impazzire, però potevo anche capire, immaginarlo, è questo di Make Up Revolution della Bake and Finish, che io ho preso nel colore Ghost Finish. Ora, d'accordo. C'è scritto Ghost Finish, ma io immaginavo che si differenziasse dall'altra che erano tipo banana, cioè non c'era una transparente. Quindi ho detto, sarà una cipria trasparente. Te la faccio vedere.
non rende, ragazzi, non siete quasi niente. In realtà, quando voi l'applicate, diventate bianche, fantasma, effettivamente. Non è una cipria che potete usare. Forse io che sono molto bianca la potrò utilizzare d'inverno? Può darsi. Proverò, in alternativa la metterò nel kit per gli effetti speciali e la utilizzerò così. Però, ragazzi, sbianca veramente tanto. Quindi anche per il baking, avere questo bianco muro non mi sembra una grande idea. Un prodotto che ho amato molto è il Bad Girl Bang di Benefit. È un mascara, qui lo vedete in mini taglia, che ha questo scovolino. Dovete sapere che uno dei miei mascara preferiti è il The Royal di Benefit, che io amo molto, questo l'ho superato. Fa delle ciglia molto lunghe, molto voluminose, bellissimo. Unica cosa, trovo che dopo tante ore, tipo a fine giornata, faccia rilasci qualche pezzettino, qualche granellino qua, mi ritrovo. Però, dettaglio trascurabile. Infine, ultimo prodotto che vi mostro è questa, è la Fiesta Cheeks di Mulak. La palette che è uscita in edizione limitata quest'estate per il viso, qua, su cui ho sentito pareri molto contrastanti. Questi sono i colori. E questo sono gli swatch. Allora, parliamone. A me è piaciuta. Allora, un'obiezione che è stata fatta è che la terra fosse calda, ma è una terra calda, appunto, che serve per l'estate, quindi io lo trovo normale. Gli illuminanti dicono che non sono abbastanza shocking. Sì, sono degli illuminanti belli che si vedono. Questo qua più chiaro sarebbe questo sicuramente. È più forte rispetto a questo. Veniva sicuramente identificata come un illuminante con sottotono verdognolo. Io trovo che abbia un riflesso verde verdognolo, ma sicuramente non è un verde puro, ma grazie a Dio, altrimenti come avremmo fatto a metterla? Il blush è un corallo fragola con riflessi oro. Bellissimo. Considerate che è molto più caldo, cioè molto più forte come colore rispetto ad Orgasm. Questo è proprio un fragola. I riflessi oro sono più percettibili, ma sono riflessi, non sono glitteroni brutti come l'Orgasm di NARS. Quindi, tra tutti, sicuramente il blush è il prodotto che mi è piaciuto di più. Lo vedete indossato, come anche la terra. L'illuminante no, perché ho usato quell'altra palette. A me questa palette è piaciuta tanto. Unica nota negativa, forse un po' fragile. Io l'ho portata fuori per una settimana, come vedete, un po' si è scheggiata. Però a parte questo, ottima, mi è piaciuta tantissimo. Questi sono i prodotti che ho utilizzato io in questo periodo. Voi cosa avete provato? Avete provato qualcuno di questi prodotti? Fatemelo sapere giù nei commenti. Se fate anche voi questo tipo di video, lasciatemi il link del vostro video che sono curiosa di vederlo. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e come al solito vi lascio giù i miei contatti per seguirmi anche su Instagram. Ciao!